I settori più colpiti dalla crisi sono quelli dell'edilizia e della costruzione, ma al corteo organizzato dalla CGIL BAT vi hanno partecipato anche disoccupati, operai, tecnici, irregolari, licenziati, cassi integrati di tutti i settori dell'industria, dei servizi e del commercio. La voce della crisi che si è estesa a macchia d'olio in tutto il paese si è fatta sentire questa mattina ad Andria e la voce e la disperazione di tanti lavoratori che ha raggiunto livelli di guardia è acuita dalla mancata erogazione degli ammortizzatori sociali. Sicuramente il più investito da questa crisi è il settore dell'edilizia, che sta pagando caramente anche sotto forma di posti di lavoro la crisi. E infatti nel corteo oggi c'è una massiccia rappresentanza di lavoratori edili che chiedono il lavoro, che chiedono di ricominciare a lavorare, di ricominciare a vivere attraverso il lavoro. I numeri della crisi sono pesanti, spiega il segretario della CGIL BAT Luigi Antonucci. Abbiamo fatto un calcolo, dovremmo essere attorno in questo territorio a 5.000 disoccupati, attorno a 2.000 cassa integrati e sono cifre incredibili, sono cifre che danno il segno di quello che è la gravità della crisi che stiamo attraversando. In percentuale abbiamo un 30% di disoccupazione che arriva al 50% per la disoccupazione giovanile e addirittura al 70% per la disoccupazione femminile. La presenza di una delegazione della provincia BAT, di rappresentanti istituzionali come il sindaco di San Ferdinando Michele Lamacchia e di assessori comunali fa ben sperare. Forse qualcosa si sta cominciando a muovere, forse riusciamo, quello che poi era il nostro intento, a uscire dal silenzio. E quindi già la presenza delle istituzioni in questa nostra manifestazione è un segnale che ci può incoraggiare, che ci incoraggia ad andare avanti. Al corteo, partito da Piazza Giuseppe di Vittorio e conclusosi in Viale Crispi con un comizio, vi hanno preso parte tra gli altri anche il segretario generale della CGIL Puglia Gianni Forte e il neo assessore regionale al lavoro Leo Caroli, anche lui sindacalista della CGIL di Brindisi, che al nostro microfono ha spiegato come la Regione Puglia intende muoversi per combattere la povertà e la crisi. In particolare noi oggi siamo concentrati in Puglia nell'attuazione del piano straordinario per il lavoro che dovrà completarsi in tutte le sue misure e soprattutto affrontiamo l'urgenza, emergenza degli ammortizzatori sociali in deroga con un particolare sguardo rivolto a quei lavoratori rivenienti dalla mobilità che oggi sono esclusi anche dall'ultima spiaggia della protezione e della tutela sociale. Lì abbiamo il dovere di fare in fretta, lo stiamo facendo, per capire di quali professionalità questi lavoratori sono dotati, di come riqualificarli e fare in modo che questa loro situazione, questa loro nuova condizione possa essere intercettata dal sistema delle aziende in modo da realizzare a fine del percorso, offrire loro una nuova concreta opportunità di rioccupazione.